In questi giorni si sta assistendo a un dibattito sul futuro dell'isola Palmaria. Si legge un po' di tutto, si leggono provocazioni, si leggono preoccupazioni eccessive. Io in qualità di comproprietario con mia moglie di un terreno agricolo in località Palmaria con una casa al suo interno, credo che sia anche doveroso ascoltare chi sull'isola ha investito, chi la vive e chi ha cercato anche di recuperarla, perché stiamo parlando di una cosa che non esiste. Si parla dell'isola Palmaria come se fosse un'oasi, un Eden, ma così non è. L'isola in passato ha avuto una storia importante, ha avuto una storia fatta di agricoltura, di terreni coltivati, non boschivi, ha avuto una storia di vita vissuta grazie anche all'estrazione delle cave, una parte anche militare, ha avuto una sua storia importante e poi si è persa nel tempo. Poi quest'isola è stata abbandonata, anche il parco non è riuscito il parco a realizzare niente, primo perché è stato sempre privo di risorse e poi anche privo di una volontà politico-amministrativa di fare qualcosa su quell'isola. Lasciare l'isola com'è non vuol dire preservarla, non vuol dire proteggerla, vuol dire far crescere quello che c'è di non coltivato, vuol dire far crescere un degrado costante e significa anche non amarla, non voler bene quell'isola. È un'isola sulla quale tanto sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio, siamo tutti contrari e nessuno credo che la voglia fare a realizzare nuove costruzioni, ma è un'isola che merita di recuperare le costruzioni che vi sono abitative. Attraverso questi recuperi dei volumi abitativi si va anche a recuperare il territorio, il terreno. L'isola ha bisogno di questo, di riacquisire una propria dignità, di essere un punto di riferimento anche turistico, perché no? Perché l'economia oggi è quella che fornisce le risorse per il lavoro, per mantenere le persone, per mantenere le famiglie. Questo non vuol dire farne una Rimini, farne una Capri, forse neanche una Capraia, perché Capraia potrebbe essere un modello da prendere come riferimento per l'isola Palmaria, ma è molto distante dalla terraferma. La Palmaria ha un grosso vantaggio, è a 4 minuti di barchetta e di traghetto dalla terraferma. Quello che c'è bisogno è di non fare voli pindarici, ma neanche di fare i soliti conservatori del nulla. Io sono contro la conservazione del nulla, sono per uno sviluppo, un recupero di quello che c'è, un recupero dell'esistente, un recupero soprattutto di quello che era l'isola. Se qualcuno va al catasto e chiede le visure catastali dei terreni di tutta l'isola, scoprirà che il 90% dell'isola è tutta vigneto, oliveto, vigneto, orto, oliveto, vigneto, orto, il 90%. Se oggi andiamo a fare un'indagine di quant'è la superficie che è stata divorata da un bosco incolto, vedremo che il 90-95% è diventato bosco. Se questo è voler bene a un territorio, voler bene a un'isola e volerla mantenere così com'è, bene, credo che questa sia una politica fatta di nefandezze. Una politica che non porta da nessuna parte neanche al recupero dell'esistente. Ma secondo lei è necessario è necessaria una commissione di esperti internazionali per decidere il futuro della Palmaria, come hanno paventato il governatore Toti e il sindaco Cozzani? Allora, se è per studiarne e per definirne il proprio futuro a livello di tipo privatistico, credo che basterebbe una piccola commissione ristretta locale. Siccome qui parliamo di soldi pubblici e oggi gli enti pubblici sono chiamati a dover rispettare la trasparenza e i contratti d'appalto, i contratti di servizio, vedi l'ANAC, che se no il dottor Cantone mette tutti con le spalle al muro, credo che questo derivi come obbligo, l'obbligo della trasparenza e degli atti e del procedere.
Purtroppo non si tratta di un'azione in mano ai privati, dove ciascun privato può decidere all'interno della famiglia o della propria azienda in tempo reale. Purtroppo oggi il pubblico è diventato ancora più burocratico di prima. Il governo Renzi non è riuscito a sburocratizzare, anzi ha aumentato la burocrazia e questo stiamo pagando. Quindi presumo che quello che è stato